Bene, siamo in diretta. Benvenuti, buon pomeriggio. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di dirette che l'abbiamo intitolato a tu per tu con le aziende. Siamo con il professor Fantinuoli e oggi abbiamo anche il direttore della SSML San Domenico, l'ingegner Perillo, perché abbiamo da annunciare, diciamo, anche delle importanti novità proprio insieme a Interpret Bank, che non ho annunciato, ma lo faccio annunciare direttamente dal direttore. Prego. Sì, grazie, prendo la parola. Sono molto contento di questa opportunità che ci viene data. Grazie al contatto col professor Fantinuoli, riusciamo ad inserire all'interno della nostra offerta didattica, che prevede una triennale di indirizzo in mediazione linguistica, la L12, e alcuni master professionali sempre di settore legati alla mediazione linguistica, la possibilità, dicevo, di attraverso un progetto che vorremmo condurre assieme, di introdurre un tool specifico di settore molto orientato alla traduzione, che è Interpret Bank, e di cui il dottor Fantinuoli adesso ci darà un po' di informazioni, di notizie, e chiaramente lo faremo da subito, quindi da questo anno accademico che sta partendo, quindi i nostri studenti ricevono questa informazione diretta, in diretta se collegati. In ogni caso, la riceveranno in via traslata, ma è ormai cosa fatta l'introduzione di questo software importante. E siamo molto contenti di questa cosa anche con una motivazione, perché questo software, come potrà dire il professor Fantinuoli, nasce da un'attività di ricerca universitaria ed è la cosa che ce lo fa sposare anche rispetto ad altri. Quindi gli passerei la parola e gli chiederei semplicemente da dove nasce l'idea di generare un tool di questo. Beh, intanto grazie per l'invito. Rispondere alla sua domanda, di verità, a dire la verità è semplice. Questo, come diceva lei, questo tool nasce da un progetto di dottorato che feci tanti anni fa, che nacque dopo i miei studi di interpretazione, proprio per l'esigenza che avevo già allora di ottimizzare un pochino una parte dei processi di interpretazione, che sono quelli della raccolta di informazioni, della creazione dei glossari, eccetera. Iniziai allora questo PhD in Germania di ricerca, fondamentalmente, accompagnato alla realizzazione pratica di questo software. E da allora, da questo progetto, che è stato rimasto in sordina per tanti anni anche dopo il PhD, si è concretizzato un paio di anni fa in un prodotto che ora sono molto felice, viene utilizzato davvero in tutti i continenti, con una maggior concentrazione ovviamente in Europa e negli Stati Uniti e negli ultimi mesi molto, molto nel Sud America. E da qui è nato, quindi è un progetto che nasce proprio per la ricerca, per cercare appunto, come dicevo, qualche metodo un pochino per portare anche nel mondo dell'interpretazione i vantaggi che ci sono dall'utilizzo di sistemi informatici, che già conosciamo tanto per il sistema, per il mondo della traduzione, ma che fino ad allora praticamente non c'era. C'era già qualche interprete che aveva creato qualcosa, ma mai con un fondamento un po' di ricerca. E la cosa, secondo me, interessante di Interpret Bank è che da allora, ancora oggi, è accompagnato. Io non sono un vero e proprio imprenditore, io sono un ricercatore fondamentalmente, che si è prestato, diciamo, all'attività imprenditoriale con questo progetto. Però la cosa che a me interessa tanto è che continua Interpret Bank a essere un progetto di ricerca che è uscito dalla mia università, dai laboratori dell'università, adesso viene utilizzato oltre alla didattica, ma anche per fare ricerca in tante università o a quelle istituzioni. Ad esempio, adesso stiamo organizzando un esperimento alla Direzione Generale dell'Interpretazione dell'Unione Europea per delle funzioni che magari potrei spiegarvi dopo, che sono quelle un pochino più all'avanguardia e che vogliono loro, vogliamo noi come ricercatori vedere quali sono gli effetti concreti sulle prestazioni degli interpreti, eccetera. Quindi è un progetto che nasce e continua ad essere sempre accompagnato dalla ricerca e questa per me è una cosa molto importante. Allora, io avrei subito una domanda perché, ok, abbiamo parlato di
diciamo, come è nata l'idea, però secondo me bisogna allora chiarire, perché ci seguono magari gli studenti, anche studenti del primo anno, che non sanno che cos'è Interpret Bank, ma anche i software della tipologia di Interpret Bank. Quindi la domanda è, quindi, a che cosa serve Interpret Bank? Allora, come noi tutti sappiamo, l'interprete si deve confrontare sempre con temi nuovi. Quando deve andare a interpretare, ha un bagaglio culturale, di conoscenze linguistiche, eccetera, vasto, però poi deve andare a interpretare sempre argomenti nuovi. Interpret Bank ti dà la possibilità, utilizzando un pochino metodologie di estrazione terminologica, raccolta di testi, eccetera, di creare in maniera abbastanza veloce dei glossari, quindi terminologici. Ci concentriamo soprattutto sull'aspetto terminologico, di determinati temi specialistici per cui non esistono risorse linguistiche già preconfezionate, di creare questi glossari in maniera veloce, come dicevo prima, e poi di accedere a questi glossari anche durante il processo di interpretazione, quindi per chi fa simultanea, durante la simultanea, semplicemente ad esempio quando è il collega in cabina a interpretare, oppure anche mentre uno sta interpretando, ha degli algoritmi che permettono delle ricerche particolarmente veloci e puntuali, in maniera tale che l'interprete si distragga poco, perché ovviamente quando uno interpreta la concentrazione primaria continua ad essere sul processo di interpretazione, però ti permette con poco sforzo di reperire, qualora e quando necessario, delle corrispondenze terminologiche. Noi sappiamo che in interpretazione abbiamo mille strategie per quando dobbiamo affrontare una difficoltà terminologica, possiamo generalizzare, possiamo usare sinonimi, eccetera, però è anche vero che in conferenze specialistiche, da un lato, non utilizzare la terminologia specialistica ha una conseguenza negativa, quella di una peggior comprensione, e secondo, fa percepire l'interprete come meno ferrato nella materia. Quindi la possibilità di utilizzare sempre la terminologia specialistica rende la percezione delle prestazioni migliore, quindi potenzialmente e anche praticamente dà un valore aggiunto alla qualità dell'interpretazione di chi lo usa. Poi ha un sacco di funzioni, ad esempio quella di, oltre a quella di preparare i glossari e quella di accedere ai glossari, anche cose molto semplici però apprezzatissime, la possibilità ad esempio di memorizzare i glossari, quindi le classiche sistemi di memorizzazione dei vocaboli, quando uno apprendeva le lingue straniere li conosce, però integrati in questo tool. Quindi creazione dei glossari, apprendimento dei glossari e, qualora necessario, accesso ai glossari. E adesso ci stiamo muovendo, poi l'automazione sta andando avanti, facendo passi da giganti. Interpret Bank stiamo integrando ad esempio lo speech recognition, quindi il riconoscimento vocale, in maniera tale che anche queste ricerche avvengano in maniera completamente automatica, un pochino come i prompt o i suggeritori automatici in televisione. L'interprete, se lo desidera, può avere visualizzati in maniera automatica la terminologia con la traduzione, i numeri, tutti quegli elementi che sono complicati, ad esempio per la simultanea, ma non solo per la simultanea, viene utilizzato anche per la dialogica, eccetera. E stiamo facendo tanti passi avanti per sfruttare un po' questo machine learning di cui si sente tanto parlare, l'intelligenza artificiale, per dare uno strumento agli interpreti, fondamentalmente per accelerare il processo di preparazione e per migliorare un po' le proprie prestazioni durante l'interpretazione. Fondamentale, io ho visto alcuni video, che poi magari mi potrà spiegare meglio lei, dove praticamente l'oratore parlava e dall'altra parte Interpret Bank riusciva a prendere tramite riconoscimento vocale proprio i numeri, perché credo, io poi sono un ingegnere, quindi non sono magari un interprete, non sono ferrata nel settore, però l'interprete ha difficoltà soprattutto nella parte, diciamo, di interpretazione delle parti numeriche, quindi quello penso sia un aiuto notevole. Quello è verissimo, e così mi ricollego
Da parte all'aspetto ingegneristico, cioè di implementazione di queste cose nel software, dall'altra alla ricerca che stiamo facendo. Proprio l'esperimento che stiamo organizzando allo SIC, all'Unione Europea, ha proprio come obiettivo quello di quantificare il miglioramento delle prestazioni degli interpreti, di interpreti professionisti. Perché finora abbiamo già fatto un sacco di ricerche, altre università, non solo Interpret Bank o io come ricercatore, ma anche altre università, a Ghent, in altre università in Europa, in cui hanno proprio misurato il miglioramento delle prestazioni, ad esempio per i numeri. C'è sempre ci sono varie statistiche che dicono che anche gli interpreti professionisti hanno un margine di errore sui numeri, che sono ovviamente importanti in alcuni contesti, del tipo che può variare dal 20 addirittura al 40% di numeri errati, sono valutazioni fatte sui corpora, quindi dati reali, che sono tanti. Sono tanto, il 40%, sì. Nei casi un po' più estremi, ma sono ovviamente tanti. E si è visto, poi le lascio la parola, che proprio negli studi fatti con gli studenti appena neolaureati, in tutti gli studi, ce ne sono tre o quattro fatti con Interpret Bank, la percentuale di errori sui numeri cade drasticamente, quindi si riesce a ridurre sempre un numero non indifferente, ma tipo si passa dal 40 al 10%, il che significa una diminuzione enorme. Adesso quello che si vuole fare è verificarlo proprio con gli esperti migliori di interpretazione, che fra gli altri fra l'altro lavorano al Parlamento Europeo. Ed è una cosa interessante perché avviene poi in tempo realissimo. Se lei ha visto il video, sì, sì, vede come quasi si ha la sensazione che l'oratore stia ancora quasi terminando la pronuncia del numero, e il numero è già, esatto, lì, e con una precisione, fra l'altro, oggi in setting, attenzione, abbastanza controllati, nel senso, se uno parla dialetto piemontese, io sono di Torino e con un forte accento, ancora il riconoscimento vocale ha dei limiti, ma sta migliorando tantissimo. In setting normali, cioè con una pronuncia normale, una velocità normale, l'errore che fanno, ad esempio, sui numeri è bassissimo, e il software Interpret Bank è in grado di visualizzare questo numero praticamente in tempo reale. E credo io, ma penso che sia abbastanza evidente, che questo può migliorare ovviamente le prestazioni. E questo è poi, a prescindere da Interpret Bank, il futuro in cui ci stiamo muovendo. Ed è quello per cui ho lavorato tanto, e che questo futuro, queste possibilità in interpretazione fondamentalmente non sono mai state sfruttate. I CAT tool in traduzione, ovviamente tecnologia completamente diversa, è 20 anni che ci sono. In interpretazione invece siamo stati sempre molto reazionari, se così vogliamo, a queste cose. È un ambito molto più piccolo ovviamente rispetto alla traduzione, però adesso c'è una pressione forte nell'innovarsi anche in interpretazione. Interpret Bank è fondamentalmente la risposta, e la cosa di cui sono orgoglioso, che è anche il prodotto più di riferimento a livello internazionale. Lascio la parola al direttore, che forse voleva aggiungere qualcosa. Semplicemente una considerazione: nel momento in cui c'è un'attività, per esempio, che ha dati statistici, chiaramente numerici, ma statistici, il fatto di ridurre al minimo questa possibilità di errore, essendo l'interprete dall'altra parte non necessariamente un esperto del dato, quindi poter ridurre al minimo questa possibilità attraverso un tool, questo già rende il tool indispensabile in certi contesti. Ritengo che sempre più sarà così. Poi l'altra cosa di cui parlava è il miglioramento continuo, che viene chiaramente dalla possibilità dell'utilizzo del prodotto all'interno di situazioni. Quindi più viene utilizzato, da questo punto di vista, immagino più diventa manutenibile, come tutti quanti i software di questo tipo. Okay. Per noi sarà chiaramente un piacere, visto che abbiamo due master, uno in interpretariato di conferenza, dove avere la possibilità e della disponibilità di un prodotto di questo tipo sicuramente aumenta il ventaglio di possibilità per lo studente che segue questo tipo di approccio. E abbiamo anche un altro master in traduzione e interpretariato di tipo legale, forense, dove in un settore specifico sicuramente potrà portare il suo supporto. Detto questo, mi piacerebbe capire questo miglioramento continuo dove potrebbe portare, cioè qual è la stella polare che vi sta guidando in questo momento.
Allora, io personalmente in ambito di ricerca mi sto occupando molto di interpretazione automatica, che però è un salto quantistico. Ma me ne occupo non perché sono convinto che nel giro di pochi anni avremo gli interpreti automatici, eccetera. Il ruolo dell'interprete continuerà ad essere per tanti anni sicuramente quello degli studenti che escono da istituti come i vostri. Ma lo studio, e lo metto anche in pratica, in progetti di ricerca, eccetera, proprio per trarre poi degli spunti o delle tecnologie da utilizzare per il supporto dell'interprete umano. Ad esempio, qualcosa di secondo me molto interessante su cui sto lavorando su due cose, fondamentalmente, che poi derivano dalla ricerca sull'interpretazione automatica, è da un lato quello di rendere ancora più immediato e più mirato al singolo utente. Ogni interprete ha delle esigenze completamente diverse. Si parla con un interprete o con l'altro, ha delle esigenze proprio di come lavora, di come raccoglie le informazioni, di come le usa, completamente diverse. Quindi l'obiettivo è quello di rendere il software più personalizzato e farlo in maniera automatica. Ovvero, ad esempio, quello su cui sto lavorando parecchio, dare semplicemente alcune parole chiave che descrivono il tema su cui uno deve andare a interpretare, e il software prepara in maniera automatica, o meglio semi-automatica, perché poi la validazione deve essere sempre fatta dall'interprete, tutta una serie di risorse, dal glossario ai testi paralleli, eccetera, in maniera tale che l'interprete possa studiare praticamente il tema, senza doversi preoccupare di raccogliere le informazioni, ma le informazioni sono raccolte in maniera completamente automatica. E la seconda parte invece è quella proprio dell'interazione interprete-macchina, interprete-software, fare in modo che il software impari, una cosa che è buffa, però la trovo particolarmente interessante, impari dalle azioni che l'interprete fa, che sono, come dicevo prima, sempre molto particolari e tipiche di ogni singolo interprete, impari da queste azioni in maniera tale che poi le proposte che il software fa, eccetera, siano mirate sul comportamento dell'interprete. Le faccio un esempio facile che si capisce al volo. Già adesso in Interpret Bank c'è un sistema di estrazione automatica della terminologia. Ad esempio, abbiamo dei testi raccolti in qualsiasi modo, quelli che vengono dati all'interprete, da cui l'Interpret Bank estrae la terminologia specialistica principale. Ora, la terminologia specialistica può interessare a me, c'è determinata terminologia, e meno l'interprete che magari ci lavora tutti i giorni in quel determinato ambito, e quell'altro interprete ha bisogno soltanto magari proprio dei termini più specialistici, perché le altre cose di quel determinato dominio le conosce già, le ha già affrontate tante volte. Allora, Interpret Bank, conoscendo l'interprete, perché vede praticamente cosa tutte le volte l'interprete segnala come interessante, eccetera, impara da queste cose qua, e nel giro di un mese o due gli farà sempre proposte più mirate. Quindi magari l'interprete che lavora tutti i giorni alla Commissione europea in un determinato ambito, eccetera, che i termini oramai li sa a memoria, eccetera, gli proporrà, lo avrà Interpret Bank capito questa cosa qua, e gli proporrà soltanto i magari 10 termini nuovi che lui non ha mai visto prima e non conosce. Invece all'altro interprete, che magari si è appena laureato, che il tema non lo conosce, che è la prima volta che lavora lì, gli proporrà un ventaglio di termini molto più ampio. E tutto con l'obiettivo, poi, in fin dei conti, di dare all'interprete la possibilità fondamentalmente di concentrarsi più sul core business, che è quello di interpretare bene, eccetera, e lasciare tutte queste attività che sono abbastanza è possibile automatizzare, lasciarle fare a un computer.
Io poi qui avevo due domande che scattano proprio di conseguenza. La prima è sicuramente, allora, se uno studente, un neolaureato anche, sa utilizzare un software di questo tipo e lo applica poi nella professione, immagino che abbia un vantaggio competitivo. Quindi la domanda è importante saper utilizzare questi software per la professione? Secondo me assolutamente sì, è importante per due motivi. Uno, per motivi prettamente pratici, perché ti può aiutare. Finisce lì, è semplice la cosa. Tipo veramente sì, l'abbiamo dimostrato magari anche con i numeri, insomma, prima. Assolutamente. E secondo, assolutamente. E secondo, non solo per motivi pratici, ma proprio per conoscenza. Nel senso che il settore dell'interpretazione, io lavoro a stretto contatto con le istituzioni europee, con l'OCSE, eccetera. Ed è sempre più normale oggi un neolaureato, eccetera, doversi confrontare un giorno con queste cose qua, anche se non nella libera professione, proprio all'interno di un'istituzione, eccetera. E io le garantisco che fa la differenza se un giovane interprete sa di cosa parliamo, sa metterci le mani, magari poi lui per suo modo di interpretare dice ma io poi in fin dei conti i numeri me la cavo benissimo senza, non ne ho bisogno di questa cosa qua, però sa interlacciarsi con queste nuove realtà che stanno diventando realtà anche in tutte le istituzioni, quindi è un valore aggiunto anche soltanto il conoscerle, non solo poi il metterle in pratica, che secondo me è evidente che sia un vantaggio, ma non perché lo dico io, ma perché insomma lo dicono tutti i tanti utenti che utilizzano il software, ma anche perché è una conoscenza che fa oggi, magari fra 10 anni diventerà una cosa talmente normale che viene data per scontato, ma oggi sapersi muovere anche in queste cose qua, saper dire dove utilizzarle, quando non utilizzarlo ad esempio, quando i numeri, gli suggerimenti meglio no, per queste cose qua non perdiamo tempo, utilizziamolo per altre situazioni, anche solo queste conoscenze qua secondo me sono importanti e sono una carta in più, soprattutto per i giovani laureati che si vogliono interlacciare un giorno con datori di lavoro importanti, eccetera. Faccio per dire, l'Unione Europea, anche il Parlamento, ma lo SCIC, o ex SCIC, la Direzione Generale di Interpretazione, ha lanciato un paio d'anni fa una campagna di rinnovamento digitale, di digitalizzazione di tutti i suoi processi all'interno, che riguardano gli interpreti. Ovviamente l'interpretazione rimane, lo sottolineo, sempre un'attività cognitiva, dove bisogna essere bravi a prescindere, però questi tool sono lì per migliorare le nostre prestazioni, e il conoscerli dà, e poi non mi voglio ripetere, ho già detto 3 volte, dà una carta in più. No, infatti assolutamente. Convintissimo. Poi l'ultima cosa che dico, sempre che riguarda questo tema, e poi lascio la parola al direttore, l'altro ragionamento è ovvio che bisogna prima partire dalle basi, quindi magari questi software si cominceranno magari a utilizzare quando già si sono apprese tutte le tecniche e comunque sia le basi sono state costruite, però è fondamentale poi saper conoscerlo almeno, oppure anche capire che esistono, perché comunque sia io questo software, diciamo, lo vedo anche tramite le reti LinkedIn, è molto utilizzato dai professionisti. E dall'altra parte però vedo una resistenza da altrettanti professionisti, ma lo vedo anche, forse anche dagli studenti, perché spesso ho fatto la domanda, secondo voi la tecnologia è importante in questo settore? E la risposta è sempre no, quasi sempre no, non lo è, perché comunque sia io sono un interprete, sono un traduttore, non ho bisogno della tecnologia per fare il mio mestiere. Però in realtà le cose dovrebbero essere combinate 50 e 50, o forse 70 e 30, insomma, con delle percentuali diverse. Quindi. Sì, guardi, io della resistenza del mondo dell'interpretazione ne potrei raccontare tantissime, le posso dire che però questa resistenza si sta dissolvendo velocemente, perché il mondo sta cambiando in tutti gli aspetti della nostra vita, e la digitalizzazione ormai è in tutte le parti della nostra vita e anche dell'interpretazione. Questo cambia un po' il nostro mindset.
La reazione è sempre stata quella che descriveva lei, semplicemente perché uno ha sempre avuto nel subconscio, questa è la mia interpretazione, una certa paura che le tecnologie potessero svilire un pochino la professione dell'interprete, che per sua natura era sempre stata di tipo solo intellettuale, per così dire. E quindi una reazione, se vogliamo, naturale. La cosa però sta cambiando, perché ci si sta rendendo conto, come dicevo prima, che in fin dei conti, lo vedo anche con i miei studenti, che c'è una, in molti, non in tutti, ma in molti, una sorta di rifiuto per qualsiasi cosa tecnologica, che è una cosa stranissima, perché poi sono cresciuti i giovani nel mondo digitale. Io, ai miei tempi, io studiavo internet, avevamo alcuni computer nella facoltà, nel laboratorio informatico, ma di più di quello non c'era, e non ho 70 anni. Quindi i giovani sono cresciuti in una realtà digitale, ma ancora hanno una sorta, in alcuni ambiti, di avversione a utilizzarlo. Però si accorgono, credo che si accorgono molto facilmente, una volta che hanno visto che la professione dell'interprete, la sua essenza non cambia. E non cambierà fondamentalmente, la sua essenza rimane la stessa. Si tratta di, si chiamano in inglese computer assisted interpreting tools, che assistono, supportano l'interprete. Quando uno vede che comunque una percentuale del lavoro che dovevo fare prima sudando per cercare informazioni, lo posso fare in breve tempo e meglio, poi capiscono che non c'è questa resistenza, e questo sta avvenendo anche nei professionisti, quelli anche più navigati. Alcuni di una certa età, che non hanno grande dimestichezza con il mondo digitale, hanno qualche difficoltà, alcuni, ma non tanti, ma i più giovani assolutamente no. E per quanto riguarda la didattica di cui parlava prima, all'inizio è ovvio che non ha senso imparare a usare questi strumenti quando uno deve ancora imparare a interpretare. Però, come diceva lei, non è mai troppo tardi nel conoscere questi strumenti. Poi dopo, se io vado, devo fare l'esercitazione di simultanea o di altre cose, proprio prima devo imparare a fare una simultanea o un'altra attività di interpretazione, a prescindere dai tool, in maniera discreta. Però, avendo già conosciuto, anche nei primi anni, a mio avviso, di università, queste cose qui, poi dopo, insomma, arriva il momento che uno inizia l'attività e si rende conto di quanto tempo deve impiegare per raccogliere documenti, per creare i glossari. Poi dopo arriva il momento in cui uno richiama queste conoscenze dell'università e le mette in pratica. Questo, quindi, non è mai troppo tardi, però è vero quello che dice lei, assolutamente è controproduttivo, a mio avviso, forzare gli studenti che stanno proprio, sono alle prime armi, che stanno imparando a interpretare, ad affrontare le difficoltà linguistiche, culturali, strategiche, eccetera, ad aggiungere anche la dimensione di interpretazione del software. Ma per la fase di preparazione assolutamente nessun problema, fra l'altro. Impariamo a usarlo. Anche per poi dire, lo dico prima, veramente in maniera molto, molto onesta, io non ci trovo il grande vantaggio, a meno che poi l'Unione Europea me lo faranno usare per darmi i glossari, io preferisco stare 2 giorni a raccogliere le cose manualmente. Anche soltanto prendere consapevolezza di questo è un grande vantaggio. La realtà è però che poi la maggior parte della gente continua ad utilizzarlo, perché poi si rende conto che ai miei tempi avevo, ho tanti interpreti oggi, 2 milioni di file Word, Excel, che non sapevo più dove erano finiti, eccetera. Un software così ovviamente ti rende tutto molto più facile, questo è evidente. Beh, diciamo, detto adesso, c'è proprio la frontiera, cioè utilizzare degli strumenti vecchia maniera di produttività individuale non orientati a questa cosa, invece utilizzare degli strumenti professionali, siccome ci troviamo ormai in un'epoca di grandi performance per tutti, indipendentemente dall'attività che facciamo, avere strumenti di questo tipo a disposizione, che vengono da una ricerca, da uno studio di settore, sicuramente facilitano. L'introduzione all'interno dei nostri percorsi sarebbe in ogni caso su persone che hanno già avuto la possibilità di acquisire delle tecniche,
di avere delle conoscenze anche empatiche dal punto di vista della lingua, quindi di sapere come orientarsi anche all'interno di uno strumento di questo tipo. Però la domanda che mi viene, avendo sentito soprattutto la nuova frontiera, l'automazione o l'automatizzazione di processi sostanzialmente, quanto siamo vicini, avendo possibilità di ricerca o di risorse all'intelligenza artificiale, cioè portare prodotti di questo tipo in quell'ambito sostanzialmente, anche se settoriale, avere dei prodotti effettivamente all'avanguardia da questo punto di vista? Allora, io sto facendo dei piccoli passi, ma che ripeto rimangono piccoli, e sono piccoli perché nonostante il successo del software, eccetera, il problema, se vogliamo, che ha il settore è quello della dimensione, dell'interpretazione, che non favorisce ovviamente grandi investimenti di cui ci sarebbe bisogno. Questo è evidente. Però bisogna anche dire che molte tecnologie che vanno nella direzione del machine learning, quindi dell'intelligenza artificiale, stanno diventando molto, molto semplici, per chi ovviamente se ne intende, da applicare. Ovvero, con tutta probabilità, questa è la mia previsione, ed è quello in cui ci stiamo muovendo con Interpret Bank, è che, a prescindere, lasciando da parte il machine interpreting, che è un altro ambito, nell'ambito del supporto all'interpretazione non ci saranno grandi innovazioni sviluppate specificamente per quell'ambito dal mondo machine learning e intelligenza artificiale, proprio in virtù della dimensione ridotta. Ma diventando sempre più semplici a realizzare strumenti che si basano su ricerche in ambiti molto più generici di intelligenza artificiale, eccetera, ci saranno applicazioni di intelligenza artificiale anche in questo ambito qua. L'esempio più banale che posso dire, ad esempio, la creazione se vogliamo l'utilizzo, ecco, l'esempio forse più banale è quello dei numeri di prima. Il riconoscimento vocale o riconoscimento speech recognition è basato su processi di machine learning attualmente, quindi di intelligenza artificiale, che non sono stati inventati per l'ambito dell'interpretazione, perché è troppo piccolo per inventare qualcosa, ma è facile, diventa sempre più facile, e lo sarà in maniera esponenziale, perché la semplicità di accesso a queste tecnologie sta aumentando in maniera esponenziale, utilizzare queste ricerche, questi prodotti, eccetera, per l'interpretazione. Quindi far confluire Interpret Bank un pochino una sorta di workbench aperta, modulare, aperta a tante cose, a tante implementazioni. Quindi ogni qualvolta il mondo dell'interpretazione sembra, o della ricerca nell'interpretazione, sembra indicare qualche necessità, diventerà sempre più facile integrare ricerca nel mondo dell'intelligenza artificiale. Questo è avvenuto, ad esempio, una cosa su cui si sta lavorando adesso negli Stati Uniti e in Inghilterra, è fare quella di, come i numeri che vedeva prima, la ricerca terminologica che c'è già in Interpret Bank, ma si basa sui glossari che noi abbiamo preparato, fare in modo che attraverso il machine learning, quindi l'intelligenza artificiale, il software non ci faccia vedere tutti le unità terminologiche del glossario quando l'oratore le pronuncia, ma decida in maniera automatica quando all'interno di una frase quell'unità può essere, o quel termine, quella parola, senza che nessuno gliel'abbia detto al software, potrebbe creare delle difficoltà all'interprete oppure no. Quindi il software riconosce che in quel contesto, in quel momento, in quella frase, quella parola può creare delle difficoltà, allora propone all'interprete una traduzione. Quindi tutte queste cose vanno in quella direzione, assolutamente sì. Ok, bene. Allora, intanto siamo arrivati, diciamo, a quasi alla conclusione di questa diretta. Io quindi vorrei chiudere con un commento da parte di tutti voi, finale. Io dico il mio pensiero.
È vero che c'è molta resistenza, forse nell'ambito dell'interpretazione della traduzione da parte delle tecnologie, però già il fatto che quando si esce e si va a lavorare, si entra nel mondo del lavoro, e se c'è un professionista che utilizza questi software e che magari ci mette la metà del tempo per fare una determinata attività, e io invece che non sono restio a questa cosa ci metto il doppio, già non è un vantaggio competitivo per me. Quindi secondo me è una cosa che va comunque in qualche maniera sfruttata, nel senso studiata e capita, almeno capire a cosa possono servire. Quindi io questo penso. Poi chiaramente noi nei nostri percorsi lo introduciamo come, come strumento di studio, come software di studio. Quindi adesso io ho detto il mio pensiero, lascio la parola al direttore e poi un commento finale anche al professor Fantinuoli. Intanto volevo ringraziare il professor Fantinuoli, l'intervento è andato al di là della presentazione dell'oggetto sostanzialmente, quindi ci ha dato uno scenario ben più ampio su quello che in questo momento si può trovare anche dal punto di vista dello studio, anche personale, rispetto alle attività che possono essere portate in campo. Quindi ringraziamento è doppio anche da questo punto di vista. Quindi gli lascerei una chiosa finale su quello che abbiamo detto, sia su quello che state facendo per proporre queste cose successivamente, sia quello che vivete all'interno del prodotto. Ha detto che ormai in 5 continenti si utilizza, di darci anche un panorama di come, dove, perché. Allora, le dinamiche di diffusione potrebbero essere oggetto di studio perché sono affascinanti. Ovviamente noi è un prodotto europeo, il mercato dell'interpretazione in Europa è per ragioni ovvie molto molto grande, e quindi inizialmente era l'Europa il primo anno, il nostro mercato. Poi poco alla volta si è diffuso attraverso un po' attività come quella che voi volete proporre con hotspot sparsi, ad esempio nel caso vostro di una scuola interpreti, nel caso ad esempio del Sud America, di alcuni interpreti che si sono innamorati, se così vogliamo, di questo software, e sono diventati il punto di riferimento per tutta la comunità all'interno delle loro associazioni di categorie eccetera, e hanno diffuso in maniera esponenziale il software. E come dicevo all'inizio, il mercato principale di diffusione rimane l'Europa. Interessante notare come un altro mercato importante sia nell'Asia, il Giappone, a differenza ad esempio della Cina, dove ci sono diversi interpreti, ma veramente li si possono contare sulle dita delle mani, che utilizzano Interpret Bank, e mi dicono anche per motivi proprio di accesso alle risorse internet, perché ad esempio Interpret Bank è fra l'altro un software per Windows, per Mac, ma anche una versione cloud online, dove diverse funzioni vengono generate, per così dire, e loro ad esempio non hanno la possibilità di accedere ai server di Interpret Bank per utilizzare alcune funzioni. Invece il Giappone, che nel nostro immaginario è un paese sempre all'avanguardia, abbiamo il software, ha tanto successo, anche ci sono delle aziende in Giappone che lo hanno adottato per i loro dipartimenti di interpretazione. E poi, come dicevo, il Sud America, in alcuni paesi del Sud America, tantissimo. Ultimamente è una cosa proprio nuova, perché fino a poco tempo fa negli Stati Uniti praticamente l'interesse era bassissimo, invece negli ultimi, diciamo, 6 mesi l'interesse anche negli Stati Uniti, che sono proprio dinamiche velocissime, è esploso. E poi la cosa che mi fa molto piacere è anche in tanti paesi africani, viene nelle città, Nairobi, eccetera, con gli interpreti solitamente a IC, Sud Africa, Egitto, dove c'è un'attività di interpretazione forte, anche lì viene utilizzato. E ogni tanto noi sul nostro sito
pubblichiamo una torta con la diffusione proprio, perché è una cosa che è divertente, di interpret banche nel mondo, e si vede veramente un numero eccezionale di paesi, fra l'altro che crea una difficoltà per lo sviluppo enorme, perché stare dietro a lingue completamente diverse, che hanno risorse diverse dall'arabo, il giapponese, il cinese, il coreano, eccetera, crea tante difficoltà, ma è una sfida bella. Per concludere, il mio pensiero è molto semplice, il mondo il mondo, con la M maiuscola, che ci piaccia o no, si sta sempre più digitalizzando. Questo riguarda anche tutte le professioni, e anche le professioni che fino a poco tempo fa non lo erano, non sono state così colpite o interessate dalla digitalizzazione, lo sono ora. Esempio lampante è l'interpretazione da remoto, che fino a pochi mesi fa era veramente, soprattutto nell'ambito delle conferenze, era vista come veramente Satana in terra. Oggi, con gli interpreti non è che siano tanti felicissimi, però in fin dei conti lo hanno adottato, perché è meglio lavorare in remoto che non lavorare, e tanti stanno iniziando anche a avere successo sfruttando i cambiamenti. Siamo in una fase di cambiamento, quindi è giusto che i giovani sfruttino questi cambiamenti, e credo che nel suo piccolo, anche come diceva l'ingegner Penna, utilizzare ed essere consapevoli di questi software possa fare la differenza. E questo lo sarà ancora di meglio essere preparati oggi, perché domani sarà ancora di più una professione digitalizzata. Al centro sarà sempre l'interprete, ma l'interprete verrà accompagnato sempre di più dalle nuove tecnologie. Perfetto. Bene, quindi con questo messaggio io spero che i giovani e soprattutto gli studenti giovani recepiscano in maniera chiara cosa devono fare e quindi come applicare queste nuove tecnologie, che magari possano anche aprire un po' la mente e diciamo togliersi il pensiero che l'informatica o la tecnologia in generale sia un qualcosa che gli interpreti non debbano proprio toccare, insomma. Bene, quindi io vi ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e quindi niente, abbiamo terminato questa diretta. Grazie a tutti. Grazie a voi. E buona serata. Buona serata.